La Gazzetta dello Sport fa l'apertura con Sono tutte lì, dalla Sampdoria a 15 punti fino al Parma a 10 con l'Udinese a 11, ben 7 squadre quindi nel giro di 5 punti, il campionato dice che è molto molto ravvicinato e il prossimo turno ricordiamo che c'è Inter-Udinese a Milano che può valere moltissimo, questo per quanto riguarda la rosea. Ecco, sempre rimanendo sulla rosea, parlando di Udinese, si titola Di Natale porta Udine sull'otto volante. Totò all'ottava rete è sempre più capocannoniere, Pepe fa il bis, il Genoa stanco e ferito, Criscite Biava KO, chiede un rigore. E il fatto di Tagliavento che non abbia dato il rigore sul fallo di mano di Domizzi è stato enfatizzato, però non si sono enfatizzati gli errori del fischietto senese che hanno penalizzato i bianconeri, comunque nella normalità. Si parla molto sulla rosa e anche della capolista, la Samp, la vera sorpresa di quest'anno. Parte meglio addirittura dell'anno dello scudetto e scopre Poli, che era stato per un po' di tempo anche nel mirino dell'Udinese quest'estate, secondo Radiomercato. Non era in testa da 19 stagioni addirittura. Naturalmente la rosa dà molto spazio all'Inter. Per Mou l'esame d'Europa diventa doppio, il club è con lui, ma alcune scelte di Genova non hanno convinto il bilancio europeo ed è in rosso questo. Chiaramente la Champions ha la sua importanza, ma sabato prossimo a San Siro le luci saranno tutte anche per lui. Ecco, se il Genoa ha reclamato un rigore, sicuramente chi è più arrabbiato oggi è il Catania. Pulvirenti, titola la Gazzetta, inimmaginabile un arbitraggio peggiore. Finale infuocato col presidente del Catania che va su tutte le furie. De Rossi critica la Roma, sono avvelenato, primo tempo da morti e chiaramente questa partita susciterà moltissime polemiche anche perché i precedenti tra le due squadre non sono mai stati tranquilli. Chiaramente c'è anche un altro caso in Serie A, il Milan che non va oltre lo 0-0 con il Bari, un fiasco da fischi titola Tutto Sport, Ventura si ripete dopo l'1-1 con l'Inter, conquista un altro pareggio a San Siro, il gioco latita, parlando del Milan, il gol rimane un miraggio, Storari nega a Bari una vittoria meritata, insomma per i rossoneri è più nero che rosso, era davvero non si sa quale sarà il futuro di Leonardo, anche se questo è una nostra. Sempre Tutto Sport titola È sempre di Natale. Scusate il gioco di parole, le assenze e gli infortuni, però sottolinea il giornale di Torino, costano caro Gasperini. Il capocannoniere Pepe stendono il Genoa. L'Udinese ora è quinta. Si dà spazio sempre al fallo presunto di Mani di Domizzi in area. Il mio Mani, dice il giocatore, non so se ero in area. Floro Flores è felice. Come tutto il resto della squadra è Marino. Ampio spazio comunque sul giornale di Torino a questa impresa con tra i promossi un Di Natale super, ma anche un Basta che si merita un bravo. Col Milan si è ripetuto. Sempre rimanendo al quotidiano di Torino, facciamo vedere chiaramente anche la prima pagina che dà ampio spazio ovviamente alla Juve. Ferrara stop, io so perché. Speriamo che lo sappia almeno lui. La Samp solo al comando non accadeva da 18 anni. Napoli, vittorie, veleni. E per l'Inter ora Moratti in Russia e per Mourinho è vietato sbagliare. Rimanendo in tema prime pagine, il Corriere dello Sport invece punta tutto sul putiferio Napoli. Torna a vincere, ma De Laurentiis manda via Marino. Donadoni in bilico. E sopra il titolo principale, il Bologna gela la Juve. Ferrara, è colpa mia. Che regalo per la Roma Catania, scrive di spalla al quotidiano romano. Il Cagliari vola. Vabbè, si dà spazio in basso anche all'Inter in Russia. E poi dà la carica anche in virtù della prossima partita. Ecco, quello che salta all'occhio sul quotidiano romano è il poco spazio dato a Udinese-Genoa. Di Natale regala l'ottava magia, poi Pepe fa il bis, il Genoa lotta ma deve inchinarsi. Questo in un piccolo trafiletto in una pagina interna è tutto lo spazio riservato ai bianconeri per l'ottima partita contro il Genoa. Sul quotidiano romano chiaramente lo spazio principale è dato da Napoli-Siena 2-1, una vittoria per i partenopei che hanno speso tantissimo quest'estate e che però cacciano l'ex DG anche dell'Udinese Pierpaolo Marino. Furia De Laurentiis è il titolo, Marino è finita, le nostre strade si dividono, lo ringrazia e ora penso a Donadoni. Anche questa è una minaccia che lascia ben poche speranze all'ex tecnico della Nazionale, si dice che è pronto dagli Orossi.